Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritornati nell'auditorium di Romena. È un pomeriggio importante perché quando ci si rivede, anche al di là delle mascherine, quando ci si incontra, oggi è una festa. È una festa solo per il fatto di poter stare vicini, di poter condividere direttamente pensieri, riflessioni, intuizioni. Ed è sintomatico che noi ricominciamo questo cammino insieme a Roberto Mancini. A cosa servono i testimoni che vengono a Romena? Servono per prendere in mano la situazione che stiamo vivendo e per riuscire a lanciarla un passo più avanti, affinché noi, tornando a casa, abbiamo la strada con qualche indicazione di marcia in più. Ed è questo che chiederemo anche oggi a Roberto. Roberto è un filosofo, ma è un filosofo molto immerso nella vita di tutti i giorni, immerso in una rete di relazioni. È un filosofo che guarda la vita, come tutti i filosofi, dall'alto, ma ci sta anche dentro. E quindi per noi è sempre stato prezioso il suo contributo. E lo è particolarmente oggi perché siamo in un momento delicato, è inutile negarlo. Pensavamo, entrati in questo tunnel del virus, che quantomeno ci sarebbe servito a riemergere con una società rinnovata. Ma la società non si rinnova da sola, si rinnova grazie alle persone che si mettono in azione. Ed è questa la lezione di oggi. Come rimettere in movimento la nostra società in questa fase di appesantimento, di stanchezza, di incertezza e in cui anche la disgregazione tra le persone sembra essersi incrementata perché il modo di affrontare il virus è stato invece che unirci in molti casi divisivo. E siccome il tema vita comune, bene comune è molto spesso al centro delle tue riflessioni, allora Roberto, in questo momento come possiamo far ripartire insieme la vita comune? Grazie, grazie Massimo. Sì, anche per me è un piacere ritornare qui con una relativa libertà, insomma, di dialogare, di poterci vedere di persona dopo quella montagna di contatti online che, insomma, nel loro limite magari sono importanti, ma veramente tolgono l'emozione e la gioia dell'incontro. Ovviamente io non pretendo di indicarvi una ricetta su come fare, direi un discorso che io penserei facendo strada insieme, cioè una riflessione sulla situazione in cui siamo. Il verbo ricostruire, vedremo che cercherò di sottolineare alcuni verbi, cioè che dicono delle azioni importanti. Il verbo ricostruire io lo intendo non come un tornare a quello che era prima. Voi avete sentito in occasione di questa epidemia, no? C'è stata l'oscillazione tra due atteggiamenti. Uno, quello della fretta, dell'impazienza di tornare alla normalità, come se fosse possibile rimettere tutto in piedi esattamente come era prima. L'altro, opposto, ma in fondo simile, che dice da nulla sarà più come prima, dove è sottinteso che il virus determinava da solo, in un certo senso, il cambiamento di tutte le cose. Quindi, da un lato, l'illusione, no, che quello che abbiamo sperimentato, possa essere superato facendo le stesse cose di prima. Dall'altro, l'illusione che il cosiddetto cambiamento venga dal virus. In fondo, noi non è che dobbiamo faticare molto, arriva lui e cambia tutte le cose. Ecco, io non credo che siano appropriati nessuno di questi due atteggiamenti. Mi pare più importante cogliere l'occasione di leggere questo trauma, questa che già, insomma, è stata un'aggiunta a quello che da tanti anni ormai veniva chiamata la crisi, la società della crisi, dove da un lato la crisi sembra la struttura normale del vivere sociale, del vivere insieme, e dall'altro il cosiddetto cambiamento sembra essere da solo il senso delle cose. Se vedete, non è importante dire quale cambiamento, basta il cambiamento, come se fosse da solo portatore di senso. Ecco, allora invece io credo che questo trauma è un'occasione, questa cosiddetta ulteriore crisi,
per prendere atto che invece, a mio avviso, si tratta di un fallimento. Tante volte quello che noi chiamiamo crisi, e quando vediamo che non passa, dura un anno, dura 10 anni, si aggravano i problemi. E in questa fase dell'epidemia si sono aggravati problemi economici, sociali, politici, tra i popoli, le migrazioni coattive con i respingimenti, cioè tutto per il resto è continuato come se niente fosse. Voi sapete che dell'industria legale la più fiorente in Italia, nel mondo, di quella legale ufficialmente è l'industria bellica. Poi c'è quella illegale, certo, però vuol dire che gli atteggiamenti restano gli stessi, anche se mutano le condizioni. Poi credo che il primo passo di lucidità, no? Di presa un attimo di distanza per vedere quello che accade, per vederci in questa situazione, sia utilizzare la parola fallimento. È il fallimento di un tipo di civiltà che da un lato si è sempre affidata al potere, potere economico, tecnologico, cioè noi siamo nell'arco della storia, quella che noi chiamiamo la modernità, senza mai osare metterla in discussione. Se una cosa è moderna vuol dire che è più attuale, che è più veloce, che è più funzionale, che è più performante, come si dice. Con queste brutte parole che sono un mix di inglese ed italiano, più performante, moderno. La modernità, ormai dovremmo vederlo, per alcuni aspetti ha sicuramente comportato acquisizioni importanti, irrinunciabili. La coscienza dei diritti umani, il senso della libertà individuale, la ricerca scientifica, la libera opinione, certo, sicuramente irrinunciabili. Ma il lato oscuro della modernità, quella modernità che ha un parto occidentale. La modernità è una categoria della tradizione occidentale. Gli indiani, i cinesi di per sé, quando ricostruiscono la loro storia, non dicono l'antichità, il medioevo, la modernità, è un modo nostro. Ma la nostra modernità ha colonizzato il mondo, si è mondializzata. Ma che cosa poi è stato diffuso con questo? La civiltà del potere, cioè che noi consegniamo la vita, affidiamo la vita a meccanismi di potere, potere politico un po', potere economico ancora di più, potere tecnologico, come se questo tenesse insieme la società e fosse in qualche modo motivo di progresso. Ecco, noi dobbiamo riconoscere che è un fallimento, cioè che il potere disgrega tutte le relazioni, il potere non governa, ti schiavizza, cioè diventa un dispositivo dentro cui noi siamo divisi tra dominati e dominatori, ma in ogni caso non è un mezzo a nostra disposizione. Quella frase banale, dipende da come lo usi, se lo usi bene, se lo usi male, falsa, banale. Il potere non è un mezzo che si lascia utilizzare da te. Cioè non è come un martello, un cacciavite. Il potere è un circuito, una logica inglobante, tu non te ne rendi conto, soprattutto se lo gestisci, se lo subisci lo capisci pure, ma se lo gestisci non te ne rendi conto, è un meccanismo che ci schiavizza, ci svuota della nostra umanità e a cui consegniamo, diciamo, la nostra esistenza, a cui affidiamo la possibilità di un futuro. Ecco, questa antichissima illusione dell'umanità è fallita completamente. E il virus ci ha ricordato che non è il potere che risolve le crisi storiche dell'umanità, ma sono altre forme di efficacia: il servizio, il prendersi cura, la responsabilità, l'autorità, che vuol dire colui che ti fa crescere, colui che ti libera, non colui che ti comanda, non è quella un'autorità. E poi il governo, parola proprio politica, il governo dei problemi, non il governo sulle persone. Qui passa la differenza tra la democrazia e qualsiasi forma di un regime di potere. Il governo democratico è governo dei problemi, non è un governo sulle persone, perché le persone si autogovernano. Cioè devono avere una capacità, un'integrità di essere se stesse nella comunità umana.
Cioè non c'è un potere più in alto, che sia religioso, che sia politico, che sia economico, che può dettarci la nostra umanità. Quando è così, è chiaro, non possiamo sperare che ci sia democrazia nella storia, perché già a livello individuale non sperimentiamo l'autogoverno, cioè quella indipendenza che ci rende veramente liberi insieme agli altri. Allora, quello che il virus ha rivelato è, primo, il fallimento della civiltà del potere, che ha oscurato invece la capacità di prendersi cura, il servizio, la responsabilità, per cui improvvisamente abbiamo capito che i medici e gli infermieri erano degli eroi, perché invece quelli praticavano il prendersi cura, cioè dovevano per forza, era la vita che lo chiedeva, rispondere ad altre logiche. Abbiamo ostinatamente tentato di riportare questa situazione alle vecchie logiche. Pensate che qualche politico, in quel caso una politica, ha detto che bisognava distribuire il vaccino nelle regioni in base al prodotto interno lordo, in base al PIL. Non è che ci ha capito molto, la solita logica. E il virus dimostra davvero che o ti salvi insieme agli altri o non c'è salvezza nemmeno per i privilegiati. Perché il virus ci ha colpito tanto rispetto, per esempio, a quello che subiscono i migranti, alla catastrofe delle migrazioni forzate. Quando leggete qua fuori quella scritta di Don Gigi, per cui nella vita ciascuno ha bisogno di un pezzo di pane, di un luogo dove sentirsi a casa e di un po' di affetto, e queste sono le tre cose che vengono completamente negate alle persone migranti, tutte e tre. Tutte e tre, con l'aggiunta del disprezzo, con l'aggiunta del risentimento. Ecco, in quel caso potevano restare dentro la televisione. Li vedevamo annegare nel mar Mediterraneo, li vedevamo, che ne so, sfruttati nei campi di pomodori, non importa. Il virus ha penetrato le nostre barriere difensive quotidiane, anche di chi era privilegiato, anche di chi aveva tutto l'agio di organizzarsi la vita. Il virus è arrivato dappertutto. Allora, questo è stato scandaloso. Allora, la risposta al virus, la risposta all'epidemia non ci permette di ritornare alla solita logica di potere, compreso di rendere i vaccini oggetto di compravendita, di mercato, di speculazione, di profitto. Cioè, vedete quanto è difficile superare queste logiche, anche quando sarebbe vitale doverle superare, è necessario doverle superare. L'altro fallimento, ancora più evidente, è il fallimento delle identità particolari. Cioè, continuare a dividerci sulla base di categorie etniche, di generazione, di genere. Questo dibattito sulla preferenza sessuale, che io devo giudicare la persona sulla base della preferenza sessuale, ma sarà irrilevante la preferenza sessuale delle persone, sempre persona è, sempre dotata di una dignità infinita. Invece noi lì a fare le categorie politiche, geografiche, etniche, generazionali, abbiamo la passione della divisione. Ecco, il grande salto evolutivo, la grande transizione che dovremmo fare, in realtà sono due movimenti convergenti. Il primo, uscire dalla logica di potere, perché è veramente distruttiva. Imparare l'altra efficacia, quella del servizio, del prendersi cura, del governare i problemi, quello che la politica di potere non sa fare, quello che l'economia del capitale addirittura aggrava di continuo fino a distruggere la natura. L'altro apprendimento, che non solo siamo la stessa umanità, e quanto è difficile questa cosa, quanto riusciamo a dividerci all'infinito, siamo la stessa umanità. E poi, non solo, ma siamo la stessa umanità nella comunità dei viventi, cioè in armonia, nel legame strettissimo col mondo naturale, che non è solo l'ambiente, è proprio parte di quello che siamo, è costitutivo di quello che siamo. Questi due apprendimenti, se non facciamo questo, il fallimento si rivela un disastro, cioè noi imploderemo dentro un continue dinamiche di lacerazione, di disgregazione, di nuove epidemie. Sapete che anche la causa dell'epidemia è legata al modo in cui noi trattiamo la natura, non è un fatto casuale, non è un fatto anomalo. Allora, rispetto a questo, a me interessa capire, no, come si può assumere questo fallimento con un atteggiamento invece di rinascita,
con un atteggiamento di trasformazione profonda, senza sprecare la lezione amarissima di tutte le vittime, di tutta la sofferenza che ci sono state in questo caso. Ecco, per così, per semplicità, lo schematizzo, da un lato prendo la dimensione personale. Allora, com'è che una persona, no, smette di adattarsi a questo modo di organizzare la condizione umana, che è un modo sbagliato? Quello, ripeto, fondato sul potere e sulla separazione dagli altri, in base a categorie che noi assolutizziamo. Pensate che ancora nell'ambito ecclesiale si prega per l'unità dei cristiani. Siccome non ce la fanno neppure tra loro a essere uniti, allora si prega, si spera che Dio unifichi i cristiani, figurarsi quelli che non sono cristiani. Cioè, per noi è proprio radicata questa cosa. Sembra che io non ho l'identità se non ho la divisione e la contrapposizione dagli altri. Ricaviamo l'identità per contrapposizione. Già dentro la famiglia, tra fratello e fratello, fratello e sorella, già dentro la famiglia, figurarsi nel mondo con gli altri popoli. Allora, come faccio io dal punto di vista personale a trarre una lezione importante e a cominciare a vivere in un modo che sia adeguato a questo che viene chiamato il dono della vita? Non so se avete fatto caso, ma ormai da anni non si dice più. Un tempo si diceva la vita è un dono, adesso è pure sparito questo annuncio, perché la vita sembra una faticosa, angosciosa lotta per la sopravvivenza, dove presto o tardi alla fine vince la morte. Allora, in realtà, certo che la vita è un dono misterioso, perché nessuno di noi l'ha fabbricato, l'ha prodotto, non sappiamo l'origine. Le religioni, il donatore lo chiamano Dio, posso dire la natura, posso dire le generazioni precedenti, cioè tutta la cultura umana è un tentativo di capire, di interpretare il mistero dell'origine di questo dono. Le filosofie, le religioni, le arti, le scienze, no? Ma noi siamo in questo dono. Noi stessi siamo anche il dono, no? Siamo affidati a ricevere questo dono, ne siamo responsabili. In realtà, però, al dono della vita, spesso, su quelle coordinate, cioè il potere e la separazione, noi abbiamo risposto misconoscendolo. E però siamo arrivati a una vita consegnata, una vita sequestrata da questi meccanismi di potere. Certo che non abbiamo più la sensazione che la vita sia un dono, e calano le nascite, i ragazzi non vogliono progettare che sono una famiglia di qualsiasi tipo, cioè non la progettano proprio, partono da sé, magari si accontentano di dire io mi posso determinare, cioè assolutizzano, esaltano l'autodeterminazione, posso scegliere il mio sesso, posso scegliere il mio genere, posso cambiare rapporto da un giorno all'altro, cioè si accontentano delle promesse dell'individualismo, come se fosse chissà quale libertà, misconoscono le relazioni costitutive che pure sono la sostanza della vita e praticamente vivono la giornata, cioè non c'è un respiro in questa prospettiva, non c'è uno spazio per accogliere il futuro. Allora, come fa un singolo che è cresciuto, ma pensate che è più giovane, non è tanto un nativo digitale, è un individualista nativo, cioè difficilmente ha visto altri modi, per esempio comunitari, di stare al mondo. Lui crede sicuramente che nel mondo ognuno se la cava da sé, deve lottare per la propria sopravvivenza. Chi è più povero cerca di sopravvivere proprio per cercare di tirare avanti, chi è più potente, chi è più ricco, vive il sopravvivere come un vivere sopra gli altri. Però non stiamo aderendo al dono della vita, lo stiamo rovinando, lo stiamo sprecando. Allora, come fa una persona che è immersa dentro questo clima, dentro questa mentalità? Il clima è surriscaldato dal punto di vista, diciamo, del mondo, ma è glaciale dal punto di vista delle emozioni della vita interiore. È una glaciazione, nel senso che non sappiamo riconoscere il valore delle relazioni con gli altri. Allora, a mio avviso, non è possibile se non ascoltando quel seme di futuro che è sempre nascosto nel fallimento. Io non sto dicendo che il fallimento è una benedizione. Fallimento può essere anche oggettivo, cioè non dipende da me. Mi muore una persona cara, crolla un'istituzione di cui facevo parte anch'io, magari non dipende da me. È un fallimento oggettivo, è un crollo.
è un trauma irreparabile. Poi ci stanno i fallimenti soggettivi. Io avevo puntato tutto su quel rapporto, tutto su quel mestiere, tutto su quell'immagine di me. Poi la vita ti sconfessa completamente. Allora il fallimento, che sia oggettivo, non è dipeso da me, tragico, oppure un fallimento mio, dei miei progetti, delle mie ambizioni, non è che sia positivo in sé, naturalmente, questo sarebbe sciocco da dire, però nasconde, no, in questo crollo il seme di un futuro. Cioè, che cosa ci può insegnare? A dismettere il fatto di contare su strumenti di potere, di contare semplicemente sul nostro io, e a vedere se invece noi non riusciamo a vivere liberando qualcosa di più che sentimenti come l'avidità, la presunzione, il rancore, l'angoscia, l'invidia. Oggi questi sono stati impropriamente, secondo me, non è proprio un'espressione calzante, chiamati le passioni tristi. È un po' impropria l'espressione, le passioni sono un po' diverse dalla tristezza, però diciamo, cioè abbiamo sentimenti che restringono il cuore, che restringono gli spazi di vita. Sono potenti, l'angoscia è potente, quella che non ci fa dormire di notte, quella che ci fa dire che ne so, i migranti ci portano il virus, la crisi economica, l'angoscia, potentissima, la conosciamo tutti. Il rancore, oggi in politica, chi immobilita il rancore popolare vince le elezioni. Ce la prendiamo con qualcuno e allora abbiamo il consenso. Allora, questi sentimenti qua, che fanno tra le altre cose nocive? Ammazzano il desiderio. Cioè, per noi è vitale, per orientarci nella vita, per la spinta vitale, poter esprimere, poter ascoltare il desiderio di vita vera, che per noi è un desiderio di comunione. Pensate, nella storia, quando l'umanità è stata mossa a grandi cose, è riuscita a realizzare delle imprese importanti, come l'ha fatto? Perché era portata da una fede, dove fede significa aderire all'idea di una verità vera, di una vita vera, di un futuro liberato. Quando non c'è questa possibilità di fede, che non è detto che sia fede in Dio o fede religiosa, comunque una fede, cioè un sentimento positivo del futuro, allora l'umanità ha realizzato qualcosa. Quando non è mossa da questo, è mossa dall'angoscia e rientra in comportamenti automatici. Allora io credo che ogni singolo si può risvegliare senza farsi narcotizzare dall'angoscia, dalle logiche di potere. Capite? La nostra vita è saturata. Cioè è come un armadio pieno di cose, zeppo, per cui noi non abbiamo la distanza di respirare, di riflettere, di scegliere, di capire che cosa vogliamo veramente. Allora io credo che il primo passo è liberare quel desiderio di vita vera che ci insegna a dire di no a quello che è degradante e ci insegna a esporci. Questo per me è uno dei verbi più belli, esporsi. A esporci per andare verso le cose più belle della vita, che non sono mai facili, mai scontate. È banale dire, ah, è difficile. Dopo che hai detto che è difficile, la domanda vera è se vale la pena, non se è facile o se è difficile, ma se vale la pena. Allora, se noi non recuperiamo un desiderio di vita vera, che è comunque un desiderio di comunione, cioè il contrario esatto di quella separazione con cui pretendiamo di tenere insieme l'umanità, beh, noi non faremo alcun passo di verità dentro la condizione umana, cioè non potremo elevare la qualità dell'esistenza. Questo penso che il singolo lo debba proprio innanzitutto a se stesso, impedire che la propria angoscia, i propri sentimenti negativi distruggano il desiderio di comunione, che è la chiave di ogni felicità possibile. Persone senza desiderio o riempite di desideri falsi, indotti, banali, diventano facilmente manipolabili da tutti gli strumenti di potere. Dal punto di vista collettivo, qual è invece un passo? Ecco, io credo veramente che dovremmo tornare a riflettere sulla parola fede. Che vuol dire avere fede? Fino adesso l'abbiamo maltrattata, primo con una certa fretta, sbrigatività. Se voi chiedete a chiunque, no, ma tu c'hai fede, quello capisce in Dio, allora velocemente dirà sì, ci credo, oppure no, non ci credo, ma non se ne discute, per noi è una questione chiusa. Innanzitutto la banalità di questa fretta di chiudere la questione.
L'altra cosa che anche la fede in Dio diventa vuota se non è accompagnata da una fede nel bene comune, cioè nel fatto che noi possiamo veramente diventare la stessa umanità e costruire in armonia la condizione umana. Il Vangelo la chiamava la fede nel regno. Fateci caso, nel Vangelo non c'è mica solo la fede in Dio. Anzi, la fede in Dio arriva abbastanza tardi, perché prima ti si chiede di convertire il cuore tuo al cuore di chi è piccolo, che è una metafora per dire al cuore di chi si appassiona alla vita e non al potere. Quella è la prima conversione che è richiesta, al primo capitolo di Luca, versetto 17, mi pare. Convertire il cuore dei padri, simbolo per dire chi esercita il potere, al cuore dei figli, immagine per dire quelli che sono appassionati alla vita, che hanno quell'apertura. Poi c'è questa conversione al regno, che vuol dire una vita comune liberata dal potere, la fede nel bene comune. Il bello di questa fede è che non ci divide tra chi è religioso e chi non è religioso, ma ci chiede veramente, no, di cominciare ad aderire con la nostra vita a quello che può essere qualcosa che riguarda tutti, qualcosa che salva tutti, dentro questa condizione, dentro questa storia. Naturalmente dobbiamo accordarci, fede non significa credere con la testa che qualcosa esista, quella è un'ideologia. La fede autentica, quando veramente insomma abbraccia l'essere delle persone, è un modo di vivere. Non è credere con la testa o mettere i concetti teologici, per carità, se li sbagli c'è la congregazione per la dottrina della fede che ti dice che non va bene. No, no, la fede è aderire con la vita. Non ammette la scissione, non ammette il fatto che tu dici una cosa e poi vivi in un altro modo. Quella non è fede, non c'è la fede. C'è soltanto la scissione. Allora la fede significa aderire con tutto se stessi. Al bene comune vuol dire cominciare a vivere in modo che quel bene tu lo anticipi, lo sperimenti in quello che fai quotidianamente. Quante volte il bene o non viene creduto o viene rimandato. Un tempo nella religiosità tradizionale rimandato nell'aldilà. E no, la fede chiede l'anticipazione. Cioè il mondo andrà male, le logiche di potere, io però, la mia comunità però, il posto dove vivo però, cominciamo a vivere in un altro modo. Cioè non dobbiamo aspettare nessuno. Non è che dobbiamo aspettare il governo, il cambiamento dell'economia, i fondi che ci dà l'Europa, la congiuntura favorevole, l'anticipazione. Chi ha fede anticipa, cioè apre una strada e inizia a vivere in un altro modo. Quello è il solo modo di sperare, perché la speranza è un'azione, è un modo di esistere, non è una previsione sul futuro. Io sono sempre scettico quando sento le previsioni sul futuro, non mi interessano, anche perché ci deresponsabilizzano. Siccome tanto il futuro andrà da sé, sarà così, niente nella storia va da sé, dipende realmente da noi, ciascuno per la sua quota. Allora, anticipare questi modi. Chiudo questa così proposta di riflessione semplificando proprio in modo polare l'opposizione tra, dicevo, alcuni verbi, alcune azioni, quelle abituali, quelle che ci vengono chieste, e altre azioni. Se voi pensate quali sono le azioni che normalmente ci vengono chieste da questo sistema attuale, che basta un virus che lo fa crollare, si è visto, no? La debolezza, il fallimento di una società concepita come un mercato, ma non è un mercato, e richiede tutt'altro. Le regioni dove la sanità era stata privatizzata con tutte le loro eccellenze sbandierate da tutte le parti sono crollate per prime, perché era solo la sanità pubblica che fa fronte a emergenze come quelle del virus, non è la chirurgia estetica, non è il dentista, che ne so, qualcosa di particolare, no, era fronteggiare un virus. Allora, i verbi che sono prevalsi in questi anni, quali sono stati? Competere, che vuol dire strappare di continuo un tessuto, fino a che ti strappi pure tu naturalmente. Come fai a essere così stolto da pensare che arrivi tu e tutte le volte vinci su qualcun altro? È chiaro che sarai anche tu, no? Dovrai soccombere a qualcuno che è più veloce e più rapace di te. Allora, competere, consumare, correre, aggredire, respingere,
Cioè, noi pensavamo di costruire una civiltà su questi verbi qua, eh? Competere, consumare, accelerare, aggredire, respingere, urlare. Ma è chiaro che questo è un fallimento, questo è contro l'umanità, contro la natura, contro il buonsenso. Quali sono i verbi? Vi dicevo, non vi do ricette, ma un'indicazione concreta, sì, no, io che potrei fare? Che è una domanda legittima. La più importante è chi sto diventando, chi desidero essere, insieme a chi. Quella è la più importante. Però che fare è pure importante, quindi io non la voglio eludere. Vi indico alcuni verbi. Allora, il primo verbo, accompagnare. Pensate, noi le nuove generazioni non le abbiamo accompagnate. Abbiamo stabilito il nostro benessere, il nostro tenore di vita, le nostre priorità di potere e i ragazzi stavano là quando andava bene con un po' di soldi, con un po' di tecnologia, quello che gli abbiamo saputo dare, un po' di computer, un po' di telefonini e ciao. Nessuno li ha accompagnati nella vita. Noi nel bene e nel male ci hanno accompagnati. Siamo anche stati capaci di fare qualcosa di diverso dai genitori, di entrarci in conflitto, ma c'era un accompagnamento. Allora, accompagnare, le situazioni che non vengono accompagnate falliscono. Poi un'altra cosa, coltivare, perché tutto il bene possibile, che sia la giustizia, che sia la pace, che sia la bellezza, vive sempre come un seme. Se tu non la coltivi, questo posto qua, se nessuno ne cura la manutenzione, se nessuno lo pulisce, se nessuno chiama persone perché sia vivo, abitato, questo posto diventa degradato, diventa una periferia, invece oggi è un centro che attira, che magnetizza l'interesse delle persone. Coltivare, accompagnare, coltivare, accogliere. L'accoglienza non è solo per le persone straniere, è per tutti, perché è la radice di ogni relazione. Quindi accompagnare, coltivare, accogliere, anticipare. Cioè non aspettare, spesso io sento persone che si indignano, all'Italia va male, è colpa di questo. Avrete sentito dappertutto, al bar, sul treno, c'è sempre qualcuno che si indigna. Ah sì, e magari vuole la soluzione forte, ci vuole l'uomo forte, addirittura ancora diciamo, ah quando c'era Mussolini, eccetera. I partiti che recuperano quella mentalità in Italia oggi ci hanno, dicono i sondaggi, la gran parte dei voti, ancora oggi. Cioè ancora non abbiamo imparato. La lezione dal 22 al 43, ancora quella dobbiamo imparare, altro che epidemia, ancora quella. Allora invece no, cioè si tratta veramente di recuperare la responsabilità in prima persona, di anticipare, non di indignarsi accusando qualcuno, ma di anticipare la giustizia che vogliamo, la solidarietà che vorremmo per noi, l'accoglienza, l'educazione, l'armonia, la bellezza. Fai quello che ti è dato nel tuo quotidiano e fallo insieme agli altri, non pensare di farlo da solo. Poi l'ultimo verbo e chiudo, ecco, dicevo prima, esporsi. Io conosco tante persone, le conoscerete anche voi, di sani principi, di idee giuste, che magari ascoltano il Vangelo o altre tradizioni. Ma quando le porti oltre il perimetro segnato da famiglia, lavoro, massimo tempo libero, massima gioia che si consentono, la cena con gli amici, o se sono più giovani l'aperitivo con gli amici, se tu le togli da quel perimetro, hanno proprio una incertezza profondissima, si paralizzano. Allora in ogni campo, economia, politica, educazione, le forze disgregative vincono quando le brave persone si fanno i fatti loro. Non si espongono, non rischiano, a me non piace dire ci metto la faccia, no, ci metti veramente te stesso, non la faccia, non è Facebook, ci metti la tua esistenza, la tua generosità. Se noi non ci esponiamo politicamente, economicamente, culturalmente, cioè se noi non facciamo qualcosa di più e di meglio di quello che facciamo abitualmente, noi saremo ancora nella spirale negativa della logica di potere, della logica di separazione. Solo esponendoci, cioè facendo qualcosa di diverso, qualcosa di inedito, qualcosa di rischioso, noi possiamo ricostruire la vita comune. Ecco che allora questi verbi, accompagnare, coltivare, anticipare, esporsi, e l'ultimo davvero che vi cito, restituire, che non parliamo mica solo di noi.
Parliamo di quelli che non hanno casa, che non hanno lavoro, che non hanno patria, che non hanno dignità perché sono disprezzati, per mille motivi, perché sono piccoli, perché sono donne, perché sono stranieri. Il mondo è pieno di disprezzati e di respinti. Allora se noi non restituiamo diritti a loro, non c'è vita comune per nessuno. Non è che non c'è il futuro, non c'è il presente. Allora qualcosa dal trauma del virus dovremmo aver imparato. Ma ripeto, se il desiderio e una fede nel bene comune non ci ispirano, ecco, noi ricorderemo semplicemente questo tempo come il tempo dell'epidemia. Io mi auguro invece che noi lo potremo ricordare come il tempo della rinascita. Grazie. Che dire, ne avevamo proprio bisogno, di Roberto Mancini. Due brevissime domande conclusive. State sereni sulla messa, perché finché non ci muoviamo da qui non succede nulla, quindi potete aspettare comodi anche un po' più freschi. La prima è questa, Roberto. Rispetto a quello che hai detto, Roberto Mancini cosa si risponde? Cioè Roberto Mancini che si ascolta, poi cosa si risponde? Quando tu mi dici bisogna ascoltare il seme di futuro che è nel fallimento, ecco, vorrei chiederti concretamente qual è l'espressione per te che ti indigna di più del fallimento che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo soprattutto, la cosa che ti colpisce, che ti fa arrabbiare di più. Non ti ho mai visto arrabbiato, no, probabilmente lo sarà in qualche momento. E invece dall'altra parte il seme di futuro che comunque in questa situazione secondo te ci dice che c'è qualcosa di buono che sotto sotto sta covando. Sì, diciamo sicuramente la cosa più negativa è il constatare la tenacia di questa idea per cui pensiamo alla nostra salvezza. E alla fine degli altri quello non conta. Allora veramente nel mondo la disperazione, la sofferenza, l'emarginazione hanno dei livelli alti. Pensate solo alle cifre sui bambini soldato, per esempio, o considerate, che ne so, come i nostri giovani, le nostre nuove generazioni se ne vanno dall'Italia, e come viene trattata la scuola, come viene trattata l'università, come viene trattato il lavoro di chi dipende da qualcuno che ne compra, no? Avete visto quello che succede nel settore della logistica, nell'agricoltura, dappertutto c'è lo sfruttamento, quelli di Amazon che vi portano i pacchi, cioè in tutti i settori dell'economia, no? Allora pensare ancora una volta che la salvezza di qualcuno si fonda sullo sfruttamento, sulla tragedia, sulla morte di qualcun altro, questa è la cosa veramente folle, delirante, no? Che è difficile però da sradicare. Io la chiamo la disperazione parassitaria, cioè da disperati scommettere, no, per la propria salvezza sulla disgrazia degli altri. Allora tu è come se facessi, senza rendertene conto, un'alleanza col male. Il male ti dà le sue briciole, magari a volte sono briciole lussuose, per carità, però tu intanto ti sei consegnato interamente a quella logica. Diceva Kafka in una nota del diario, dice, l'uomo ostinatamente crede di poter pagare il male a rate. Cioè intanto cerca di prendere, lo sa che è male, che noi non lo sappiamo che trattando la natura così facciamo la fine dei dinosauri. Eppure stiamo continuando. Quelle pochi gesti simbolici che hanno fatto i governi del mondo, immaginate gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, no, non si spostano di una virgola, stanno distruggendo il pianeta. Allora che vuol dire? Non è che sono stupidi in senso tecnico, sono stupidi eticamente, affettivamente. Cioè pensi che i pochi quei vantaggi che sono privilegi indegni che il male ti dà attualmente, il male vuol dire dinamica di distruzione, no, comunque quelli ti danno da vivere e non conti che in realtà stai in una dinamica autodistruttiva. Questo mi pare tanto pericoloso, cioè l'illusione che noi possiamo associarci col male. Qui è un discorso lungo, non lo possiamo fare, ma tutta la nostra tradizione di pensiero non ha preso sul serio l'idea della salvezza, l'annuncio di salvezza, nemmeno la religione. E quando l'ha pensata, ha pensato un Dio che qualcuno se lo salvava e tutti gli altri rimandava addirittura a una pena eterna,
che manco i nazisti l'hanno concepita, una pena eterna, perché le ammazzavano le vittime, no? Quindi pensate quanta angoscia c'era in quella fede, ancora l'idea dell'inferno. Gli altri non c'avevano proprio l'idea di salvezza, perché pensavano, i greci, i romani, pensavano che l'uomo era abbandonato. I moderni già hanno rinunciato, hanno sostituito la crescita, il progresso, ma non si pongono problemi di salvezza. Quando l'umanità non si pone il problema di salvezza concreta, che inizia oggi qui sulla terra tra di noi, diventa autodistruttiva. Non c'è una terza via, eh? O tu coltivi salvezza o coltivi autodistruzione. Quindi a me scandalizzano i comportamenti autodistruttivi, naturalmente i miei, di tutti. La cosa che più mi dà speranza è, ecco, vedere che le nuove generazioni, spesso anche molto ragazzi, ragazze molto giovani, che si battono, che ne so, per il diritto allo studio, alla scuola, in Afghanistan, in Pakistan, ragazzine spesso, di 12 anni, di 13 anni, o Greta Thunberg per... contro il disastro climatico, no? Gli adulti diranno, a questa ragazzina che dirà. Invece per me è un grande segno di speranza che gli appassionati alla vita, i ragazzi, le ragazze nel mondo, non tutti certo, ma molti di loro, in tutte le lotte che contano per la giustizia, per la tutela della natura, per la democrazia, contro il razzismo, contro il sessismo, beh, ce li trovi. E lì c'è veramente vita. Allora, siccome la vita si rinnova sempre, noi dobbiamo decidere da che parte stare, o rispondiamo con logiche di morte, oppure veramente assecondiamo questa vita. E non c'è da temere troppo il confine della morte. Se c'hai una fede ulteriore, bene, se non ce l'hai, l'importante è che tu superi il confine del tuo egoismo e alimenti la vita di altri. Noi siamo salvi quando alimentiamo la vita di altri, e questo riguarda pure i credenti in Dio nel paradiso, eh? Che se non fanno questo possono coltivarsi il loro Dio, ma quel Dio è un Dio vuoto. Quindi ecco, imparare che la vita vera non sta dopo la morte, sta dopo il confine dell'egoismo. Questo ci chiede la vita. Non è che sia difficilissimo. Dobbiamo però tutti quanti accompagnarci a questa scoperta. Infine un ultimo pensiero e un invito, perché ha scoperto oggi, ciascuno di noi nel periodo del lockdown e successivo, avendo più tempo a disposizione, il tempo era diventato fruibile, si era dilatato, e allora abbiamo provato a metterci dentro quelle cose che nel tempo di prima non trovavamo. E così io, per esempio, ho pensato di raccontare la nostra storia, la storia del nostro porto di terra, di Romena, e Roberto è andato a scegliersi, a cercarsi una figura di grande importanza per tutta la sua vita, la figura del Mahatma Gandhi. E quindi sono felice di dirvi che è uscito questo libro, Roberto Mancini, Gandhi. Proprio ieri parlavo con un amico che si occupa di editoria e mi diceva: la cosa che dovremmo fare è far risuonare la voce di queste grandi figure della politica, della spiritualità, presso le nuove generazioni, far sentire che sono vive, farci da tramite. Evidentemente è questo che ti ha mosso. Ma proprio in pillole, cos'è che di Gandhi, della sua esperienza, ci può essere utile in particolare in questo momento, Roberto? Allora, anzitutto mi ha colpito, conoscendo, ormai studiandolo da una ventina d'anni, alla fine ho deciso di provare a comunicarne le scoperte, perché mi sembrano più che attuali, che alla fine l'attualità invecchia presto, cioè domani è già finita, no? Quindi non vi chiedete se è una cosa attuale, se è una cosa è carica di futuro, questo sì, nel senso che lui innanzitutto mi colpiva per il fatto che aderiva a una fonte che dava energia, luce, senso alla sua vita, alle sue azioni. Cioè la nostra vita deve essere ispirata, come quando, che ne so, Mozart o Picasso dovevano creare un'opera e quelli senza ispirazione niente facevano. Allora noi non possiamo continuare a vivere nella bruttezza senza ispirazione, nei comportamenti automatici, dove già il lunedì sappiamo quello che facciamo, la domenica sappiamo a mezzanotte dormiamo, alle 8 ci svegliamo, eccetera. La vita deve essere ispirata. E lui aveva trovato ispirazione in quella fonte che lo chiama Dio, ma per lui Dio era la verità dell'amore contro la menzogna del potere. E lui a quella attingeva. Questo mi ha colpito, che è una cosa concretissima, ne parla veramente da essere umano normale, non era un mistico irraggiungibile. L'altra cosa, appunto, che lui anticipava
grazie a questa energia, a questa luce che riceveva, le azioni migliori nella sua realtà. Cioè bisogna avere l'idea di com'era l'India, era un ginepraio di conflitti dentro l'induismo, tra indù e musulmani, più i colonialisti e gli imperialisti britannici, più la modernità occidentale, che Gandhi aveva capito benissimo che era una civiltà di potere disgregativa e la rifiuta, non perché vuole tornare indietro, ma perché vede quanto è tossica la nostra modernità. Allora lui capisce che non c'è vita interiore senza l'azione, senza esporsi. Poi mi ha colpito, e chiudo qui, ma sarebbero tantissime le cose che lui insegna, e purtroppo in italiano esistono solo quasi antologie, delle raccoltine in italiano, quasi dei proverbi, per cui Gandhi diventa un santino, una figurina, e non capisci invece che ricchezza di pensiero e di esperienza c'era, no? Quindi mi interessava farlo conoscere. Poi mi ha colpito la normalità di quest'uomo che come marito non era un granché, come padre non era un granché, cioè era pieno di difetti esattamente come noi. Però era capace di desiderare l'integrità, cioè non accettava la scissione, non accettava l'incoerenza, cioè cercava comunque di ritornare sulla strada del bene e sapeva che era contemporaneamente interiore ed esterna nell'azione. E mi ha, diciamo, colpito come lui anche dei tratti piccoli, no, li sapesse valorizzare. Dai suoi testi, quando si vede, no, che cosa per lui era proprio salvifico, era un'esperienza di salvezza, lui cita queste tre cose. Una è la preghiera, d'accordo, cioè voleva dire preghiera a contatto con la fonte di vita che lo ispirava. Nessuno di noi si deve illudere di fare a meno di questa fonte. Poi ripeto, può anche non essere Dio per qualcuno, può essere le persone che ama, può essere la natura, può essere la bellezza, ma una fonte ce la dobbiamo avere. La preghiera. Poi la timidezza, che lui era timido, faceva l'avvocato, poveraccio, era difficilissimo per lui fare l'avvocato, che era timido, cioè aveva difficoltà a parlare in pubblico. Dice però la timidezza mi ha salvato, perché? Perché stabiliva una distanza tra quello che lui pensava e la pressione degli altri che volevano che si comportasse in un certo modo. Cioè la timidezza gli ha dato la libertà interiore di continuare a pensare quello che gli sgorgava dal cuore, e di non adeguarsi a quello che volevano gli altri. La terza cosa, per me veramente commovente, l'umorismo. Cioè la capacità di sorridere dei limiti, dei problemi, delle contraddizioni, senza assolutizzare l'elemento tragico. E in fondo l'umorismo è la capacità di vedere, di intravedere che il mondo può essere completamente diverso proprio quando tutto va male. E allora lui aveva un antidoto naturale alla disperazione. Ecco perché mi pare che, insomma, il sorriso di Gandhi possa accompagnare oggi il nostro cammino. Grazie. Roberto Mancini, fai finta che ti abbracci, ti vogliamo bene, grazie.